queste riunioni. Per la verità conosco bene il mio amico Tommaso D'Asilo, riempie sempre le sale e quindi non sono affatto meravigliato. Io voglio portare i saluti del mio partito, di cui mi onoro di far parte, sono il capogruppo, mi hanno voluto designare in consiglio comunale i miei amici, tutti i consiglieri comunali, e quindi porto i saluti dell'UDC. Vedete, non sta a me dire chi ha torto o chi ha ragione. Non voglio entrare in questa situazione perché io sono sempre convinto. Guardate, e la mia lunga esperienza, sono stato insomma da sempre vicino all'amico mio Tommaso D'Asilo, ho appreso qualche cosa e quindi voglio dire, la mia lunga esperienza mi dice che la parola, l'ultima parola, spetta a voi cittadini, perché voi siete quelli che ci mandate a governare e voi siete quelli che ci fate stare a casa. Per cui io, non sta a me dire chi ha torto o chi ha ragione, solo le urne daranno poi il responso finale. Vedete, voi sapete che a livello nazionale sta nascendo, in nato già insomma, come queste ore stanno a Todi, o forse saranno rientrati a casa, ma a Todi ci sono oltre 100 parlamentari, i quali API, UDC, FLI, MPA, Repubblicani e ancora altri, i quali vogliono cambiare l'Italia veramente. E questo movimento, questo gruppo, questo diciamo si è spostato a livello regionale, provinciale, è arrivato anche da noi. Noi siamo i promotori, veramente, insieme agli amici del FLI, che io saluto e mi onore di insomma di. Abbiamo il senatore Casillo che con l'API sicuramente non è cosa da poco. Noi speriamo che, guardate, non lo so, questa amministrazione, ripeto, non sta a me condannarla, oppure insomma lascio agli altri la tua sentenza, non voglio fare neanche i conti che faceva l'amico mio Enzo, i vari milioni di euro, non sono un matematico, non ho fatto neanche gli studi appropriati, però voglio dire, è un percorso che ci vedrà insieme, è un percorso che sicuramente insomma ci vedrà insieme, ma l'obiettivo è unico, guardate, non voglio veramente togliere niente a nessuno, non voglio fare nessuna polemica con questa amministrazione, ma l'obiettivo che domani ci vedrà impegnati veramente, e lo dico con affetto principalmente all'amico mio senatore Tommaso D'Asilo, che ha una lunghissima esperienza a Casole, perché insomma ha ricoperto ruoli importanti nella vita politica, ma l'obiettivo è unico, vogliamo bene a questa città. E io faccio veramente tanti auguri, veramente, a noi, a voi e ai cittadini. Grazie.